delle associazioni. Un saluto all'ammiraglio di divisione Andrea Cottini che come sempre mostra grande attenzione e disponibilità verso la città al di là del ruolo che ricopre. Porto i saluti dell'assessore regionale al turismo Biramata e del presidente dell'assemblea regionale onorevole Galbagno che hanno patrocinato questa manifestazione che realizziamo, una manifestazione che va, diciamo, oltre l'evento, nel senso che sport e salute da un lato e mi piace coniugare bene questi due termini perché dico spesso che ogni euro speso nello sport ce ne fa risparmiare tanti nella salute e quindi due giorni di sport anche a livello valoriale ci servono per lanciare questo messaggio importante. Dall'altro consentitemi di dire che è l'ennesima dimostrazione di una grande sinergia di tutti gli attori sociali di questo territorio, dall'autorità di sistema portuale alle varie associazioni coinvolte, alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, alla marina militare, dicevo, e soprattutto è una storia che si rinnova, quello del rapporto tra Augusta, la marina militare, e il mare della nostra città, un legame indissolubile, un legame forte che in questi due giorni ci servirà anche per ribadire con grande orgoglio per quello che vi riguarda la grande sinergia che abbiamo messo in campo e che ci aspettiamo di continuare a mettere in campo per le sfide che il futuro ci appresta a vivere. Quindi un ringraziamento sentito e non cito nessuno a tutti gli organizzatori di questo evento perché so che cosa significa che cosa c'è dietro la realizzazione di un evento così importante, quindi la città che rappresento vi ringrazia per questi due giorni che doneremo a tutti gli abitanti della nostra isola all'insegna non solo dello sport e della salute ma anche di tante altre cose che non voglio anticipare io perché sono certo che leggerete ciascuno nel programma in un momento in cui è giusto anche dedicarsi ad altre cose ogni tanto anche rilassarsi e pensare alle cose belle che offre la nostra terra. Grazie a tutti. Mi unisco ovviamente anche io ai saluti che il signor Sindaco ha voluto fare per essere qui da presente, in uno ovviamente e per tutti al contrammiraglio Cottini, che è qui accanto a me, e volevo cogliere l'occasione per sottolineare in modo particolare il concetto ribadito da entrambi, sia dall'ammiraglio che dal Sindaco, e cioè il concetto della sinergia che in questo momento positivamente investe e ricopre questo territorio. Io nelle mie esperienze professionali recenti ho avuto praticamente delle molto simili, diciamo, esperienze professionali in altre parti d'Italia in cui il porto commerciale, la parte civile coesisteva con la parte militare e quindi so quanto sia importante che la città, l'autorità portuale e i presidi militari lavorino insieme per dare questo senso di unità al quale poi si trae sempre il beneficio per il territorio. Devo dire che non perché l'ammiraglio sia qui accanto a me, ma perché ci abbia donato di questa meravigliosa ricondizionata di oggi, ma devo dire che il così di ci ha tentato è un sindaco eroico, è un sindaco eroico. Però in realtà ecco lo spirito di squadra che si respira qui alla Scala Augusta in altre parti d'Italia forse si respira un po' meno. O perlomeno in questo momento, che questo è sempre una questione di uomini, insomma, quindi le cose cambiano. Però attorno alla sinergia si registrano sempre dei fatti positivi. Io volevo dare due notizie, a qualche occasione, anche per così diversificare un po' il discorso, visto che sull'organizzazione inevitabilmente si dirà dopo di me molto meglio di me. Ma diciamo, volevo dire due cose. La prima notizia sempre legata alla sinergia è che proprio un paio di ore fa abbiamo impacchettato tutta la documentazione, abbiamo mandato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per il bando di gara del terzo ponte e quindi finalmente siamo arrivati a una
a una data storica, direi. Con questa, con questo bando di gara siamo arrivati a 115 milioni in questo mese e abbiamo finito tutte in tempo, tutti, diciamo, tutte le appalti del PNRR che non si è assegnato alla Regione Portuale. Quindi questo lo dico perché i miei ragazzi che erano mentali, lo sono un po' di più, ancora non siamo a regime, fanno salti mortali e sono riusciti, piccolini per come siamo, a far vedere che le cose si possono fare in tempo. E questa è una notizia positiva. Poi c'è una notizia ancora più importante che volevo dire, cioè che io non so chi sarà il vincitore di questa edizione, ma so chi sarà il vincitore della prossima edizione della Messicia Cup, cioè la Banca dell'Autorità Portuale, perché il mio segretario generale praticamente è riuscito nella improba operazione di recuperare una bella barca a vela che sta facendo mettere, diciamo, in gingheri, che peraltro avrà un nome risonante, lo scoprirete provvedendo, e con questa barca parteciperemo l'anno prossimo. Io naturalmente sarò l'andatore, perché se non siamo in mente. Io non la volevo fare l'anno prossimo, la facciamo, sono parte ce lo so io, quindi è facile. E quindi sostanzialmente, insomma, era una battuta per dirvi che queste occasioni devono comunque essere vissute con spirito di coliantria e le amministrazioni devono vivere sempre assieme attorno a questi momenti, che sono momenti che vengono donati alla città e al territorio, quindi insomma ci saremo quando sarà il momento di esserci e speriamo di fare, di arrivare al traguardo. Questo è l'obiettivo, grazie. Grazie dottor Di Sarcina. Vabbè, per l'anno prossimo vedremo di fare di nuovo un'altra Sicilia Cup per far vincere il trofeo all'autorità portuale. Scusami, mi intrometto, io volevo solo aggiungere la barca dell'autorità portuale, è una di quelle barche che è stata sequestrata nel trasporto dei migranti e che, d'accordo con la procura, la Marina Militare insieme alla Lega Navale hanno stabilito che poteva essere reimpiegata ed è stata assegnata all'ARTO. È una di quelle che viene assegnata a vari enti, una di queste è stata assegnata all'autorità portuale, che la utilizzerà, come ha detto, non solo per fare la prossima regata, ma per solo anche per motivi, chiaramente solo per motivi sociali, solo per esempio per organizzare eventi per i ragazzi, per i giovani, ma anche per i disabili, insomma per tutte le iniziative sociali necessarie. Chiaramente la regata era una battuta, ma non è assolutamente, non abbiamo neanche il tempo di dedicarci a queste cose qua, lo facciamo soltanto per scopo sociale, questo è stato ben registrato. No, era per dire che la sinergia fra di noi porta anche a questo, cioè all'utilizzo di materiale che è stato utilizzato per traffici illeciti, no, e viene invece poi reimpiegato dalle varie associazioni, o nel caso specifico dell'autorità portuale o della Marina Militare, o della Lega Navale, per esempio la Lega Navale 2, per scopi fondamentalmente di attività sociale.